Grazie e buonasera dai bottari della Cantica Popolare. Divertiti con il portale e continueremo dopo questi pochi minuti che vi rubo. Io mi chiamo Biagio Napolano, sono il rappresentante legale di un'organizzazione che gestisce un progetto SPRAR. SPRAR è l'acronimo di Servizio di Protezione ai Richiedenti Asilo e Rifugiati. Siamo presenti nel comune di Gricignano da circa 9-10 mesi e questo è il nostro modo di presentarci a voi.
solo a contemplare. E con la mente e con la fantasia faccio un viaggio che mi porta via. Ritorno indietro di un bel po' di anni a solo a immaginare. Vedo la gente lavorare nel campo col sudore rovesciato la terra. Da lontano vedo un uomo triste piangendo fin da me. Do del pane poi gli verso l'acqua. Ad un tratto mi fissa gli occhi, a braccia aperte si ginocchia a terra e mi dice così. Raccontaci tu qualcosa in pochi minuti. Intanto grazie a tutti. Buonasera a tutti intanto. Allora io sono un lampedusano, nel senso figlio, nipote, nonni lampedusani che sono andati a emigrare in Tunisia. All'epoca Lampedusa era molto più vicino alla Tunisia e noi eravamo in cerca di lavoro. Siamo stati accolti benissimo. Lì, devo dirvi la verità, c'era veramente la vera integrazione, nessun tipo di problema, era un mondo che ho vissuto nella mia infanzia veramente molto carino, c'era una comunità composta da varie etnie, giustamente quella tunisina, francese, italiana, siciliana in maggioranza,
c'erano anche popoli tipo spagnoli, ebrei, maltesi, ed era comunque una comunità molto amalgamata. Ovviamente oggi le cose sono cambiate, il mondo è andato avanti, c'è un controesodo. Adesso noi andavamo giù perché la nostra America era quella, ovviamente, ai tempi la nostra America era quella. Da Lampedusa in barcavela arrivavamo senza motore in Tunisia, oggi succede il contrario. Io vengo qua a testimoniare un fatto, praticamente, siccome sono proprio lì a Lampedusa, nella frontiera, dove è 33 anni che mi sono definitivamente, praticamente, sono andato ad abitare a Lampedusa dopo varie situazioni tipo migrazione al nord e compagnia bella, e vivo questo fenomeno, diciamo, da circa 20 anni, appunto, delle migrazioni, di questi sbarchi e tutto ciò che ne consegue. C'è qualcosa che non funziona. Morire inutilmente, così una persona, solo una, non deve morire. Ne muoiono 300, fa più colpo, per carità, ne parlano in media, distolgono un po' l'informazione. Io vi vorrei dire veramente una cosa, ho la TV davanti a me e mentre c'è la TV 2 anni fa vedo sbarcare una barca e la vedo nello stesso punto in televisione. Dico, ma che sta succedendo? Io ho una realtà, la vedo a modo mio, la televisione la porta tutto in un altro modo, per motivi che non si capisce, per un interesse chissà più grande del nostro. Cosa succede? Viene a nascere un po' questa, chiamiamola, guerra dei poveri, io direi, perché poi alla fine siamo tutti fratelli. Il discorso è che se siamo tutti uguali va meglio, il problema è che ci mettono nelle condizioni di farci la guerra tra di noi, poteri alti. Io non vorrei fare troppo il polemico, siccome io la vivo tutti i giorni questa storia, tutti i giorni. Io tra l'altro ho anche un'attività e devo dirvi che per me è stato veramente difficile arrivare qua oggi, in quanto è 2-3 anni che faccio anche fatica a sostentarmi, ma non do assolutamente la colpa a questo fenomeno dell'immigrazione, ma bensì alla malgestione politica e alla malinformazione. Sono qua per fare musica, io sono un artista, racconto le musiche, racconto testi di situazioni che nascono, ma comunque una cosa vi voglio dire, non drammatizzo mai, sempre un po' di dolcezza, un po' di umanità e appunto un pizzico di ironia. Io mi diverto, canto un po' in arabo, un po' strascicato, mio papà me l'ha insegnato, canto in siciliano, canto in francese, canto in italiano e qualche volta canto in inglese. Beh, insomma, domani. We'll be right back.
fare il gioco. Mentre il mare si gonfiava di illusioni, andavamo sempre in cerca di emozioni. Ciononostante rimane sempre allegra da noi, era un po' come c'era una volta Biancaneve e compagnia, no? Insomma era un po' un gioco, no? Va bene, adesso passiamo all'angelo. L'angelo, quello della notte, quello che viene così un po' ogni tanto a salvarci. L'angelo della notte, vai! Thank you.
dico solo per me. L'amore, voglio per me.